Nel video di oggi, più che un argomento, ci saranno una serie di domande retoriche. E ti chiedo la tua opinione per vedere se riusciamo insieme a capirci qualcosa. Perché i ragazzini di oggi ballano le hit di 20 anni fa? Mi è capitato ad assistere di recente a delle feste di laurea, diciottesime, o comunque anche nelle serate aperte al pubblico in contesti più o meno diversi. Al di là del particolare momento storico in cui la dance fa fatica e sono soprattutto brani lenti, mezzi tempi, a dominare le classifiche, quindi la trap da un lato e il reggaeton dall'altro, perché invece di pescare negli ultimi successi dance, i brani che fanno di più esplodere la pista sono brani di 20 anni fa? Perché il DJ italiano più pagato ancora oggi è Gigi D'Agostino, di cui parleremo specificatamente poi? Perché Gabri Ponte va più forte adesso di quando è uscito? Queste sono un po' le domande che mi vengono in mente. Se guardo un po' la mia storia, sia da quando ho iniziato a frequentare i locali, le feste, sia quando ho iniziato a lavorare, c'è sempre stato un po' il grande classico da ballare. Come ho detto parlando dei video dei diciottesimi, i ragazzini chiedevano la techno ma ballavano YNCA. E YNCA nel 2000 era già una 20 anni che era uscito. Così come la Carrà, Maracaibo, eccetera eccetera. Però per le ragazze che apprezzavano i balli di gruppo, erano più o meno appena usciti, diciamo nella seconda metà degli anni 90. Quindi erano cose piuttosto recenti. Non esattamente le ultime novità del momento, ma neanche di 20 anni prima. E poi c'era comunque i successi più attuali. Ora, tutto questo è rimasto. Però, se guardiamo ai grandi numeri, perché Vasco fa i record di incassi ora, quando è 30 anni che è uscito? Perché gli stadi li riempie Jovanotti, che è il suo primo disco dell'89? O Ligabue? Perché i giovani di oggi si rivolgono ad artisti che hanno già una carriera così avanzata? Questo non era così ai nostri tempi. Ora, ti fermo subito prima che tu dica: ah, i giovani d'oggi, qui, là, ma perché noi eravamo... No, questo non è un canale remember, questo non è un canale per nostalgici. Stiamo cercando di analizzare la situazione. Rinvangare i bei tempi andati non è il nostro obiettivo, o quantomeno lo sarà di qualcun altro, non nel mio caso. È una constatazione che mi piacerebbe sviscerare. Ci sono sempre state le tendenze che prima sono sulla cresta dell'onda, poi spariscono, poi ripartono. E così come si va a ripescare sempre suoni un po' vecchi. C'è la moda anni 70, quindi disco, funky, soul. Poi ritorna la moda agli anni 80, quindi roba più elettronica. E queste cose un po' si alternano, eh? Nei 90 si guardava più agli anni 70 perché gli 80 erano troppo recenti, e via in cicli continui. E questo va bene, ci può stare un ritorno dell'Eurodance, dell'Italo Dance, perché appunto sono passati quasi 20 anni. E allora si può trovare un pubblico nuovo per chi non l'ha mai conosciuti. Gigi D'Agostino lo va a sentire il quindicenne come quello della mia età. E va bene che ci vada a sentirlo quello della mia età, ma è il quindicenne che un po' mi preoccupa. Perché per noi non era così, noi non avevamo miti che avevano già compiuto 50 anni. È questo che è cambiato e che vorrei capire. La musica di tendenza è sempre stata quella per i giovani. I trentenni vanno a ballare una volta ogni tanto, quindi non fanno testo, magari escono una volta al mese. Però nel frattempo i più giovani escono poco perché si concentrano più sui mega eventi. Allora spendono 300 euro per il Tomorrowland e non vanno a ballare per 5-6 sabati di fila. Se guardiamo all'estero, ci sono tutta una serie di giovani rampanti che arrivano al successo. Martin Garrix. E poi magari accanto a loro ci sono dei personaggi più navigati come Guetta o gli Swedish House Mafia, che sono tutti over 40. Le due cose si combinano insieme. Chi sono i giovani italiani che riempiono i palazzetti? Perché non ci sono hit attuali create da ragazzini? Ditemi voi, ho buttato là tutta una serie di cose e mi piacerebbe parlarne. Magari poi prenderò le risposte e ne farò un nuovo video nel quale sintetizzerò anche la mia opinione in merito. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like!